Cari amici del canale YouTube, ben ritrovati con questo secondo contributo di venerdì 21 aprile. Quindi, passo dopo passo, ci stiamo avvicinando a Milan-Lecce. Attenzione a non sottovalutare questo impegno, perché anche dopo la sentenza, seppur parziale, che è arrivata sulla Juve per la restituzione dei 15 punti di penalizzazione alla Juve, la classifica si è fatta completamente diversa. Ora il Milan è addirittura fuori dal quarto posto e quinto in classifica. Ripeto, la situazione della Juve merita un ampio approfondimento, perché non è finita qui. La Juve avrà sicuramente una penalità, bisogna capire però l'entità dei punti. Saranno 4, 5, 6, 10, questo non lo possiamo sapere. Quindi, per evitare rischi, per evitare problematiche, per evitare sorprese poco gradite a fine stagione, è importante che il Milan faccia quanti più punti possibili. E quindi oggi a Milanello sono arrivate delle nuove notizie, sono arrivate delle conferme, oserei dire, delle conferme che riguardano un giocatore in particolare, che è Zlatan Ibrahimovic, perché per il secondo giorno di fila, ieri giovedì, oggi venerdì, Zlatan Ibrahimovic ha svolto l'intera sessione di allenamento con la squadra. Ricordiamo che Ibra mancava da quasi un mese. Ibra si era infortunato con la maglia della nazionale svedese, poi era tornato a Milanello, pensava che il problema potesse risolversi in breve tempo, invece non è stato così, quasi un mese fuori. Ora lo sappiamo tutti che Zlatan Ibrahimovic non potrà giocare il derby, purtroppo, non potrà giocare in Champions League in semifinale, purtroppo sarebbe stato un bel duello con Lukaku. Però l'importanza di Ibra è fondamentale. Perché? Perché Ibra può dare una mano al Milan in campionato, mentre Olivier Giroud nei giorni della Champions potrà magari ruotare e riposarsi. Questo è fondamentale, ragazzi, perché se al posto di Giroud gioca Origi, abbiamo visto che purtroppo il belga non ha le qualità per guidare l'attacco rossonero. Non riesce a buttarla dentro, non riesce ad inserirsi proprio nei meccanismi offensivi del Milan. Quindi serve Zlatan Ibrahimovic. C'è chi dice, ma come, siamo ridotti ad appellarci a un 41enne, un 36enne? Al momento la situazione offensiva del Milan è questa. Ma attenzione, perché il Milan per l'anno prossimo sta guardando il mercato europeo per provare ad acquistare un altro importante giocatore offensivo, un altro attaccante. Ma prima di parlare di questo, completo il discorso su Zlatan Ibrahimovic. Il discorso su Ibra è questo: domani, che è sabato, rifinitura, ci sarà anche la conferenza stampa di mister Pioli alle 14:30. Naturalmente su Pioli, per quanto riguarda Pioli, ci saranno le domande anche sulla partita di Champions contro l'Inter, ovviamente normale, oltre che sul campionato e sul Lecce. Però il quesito è questo: domani, che è sabato, Stefano Pioli insieme a Zlatan Ibrahimovic deciderà se convocare o meno Zlatan. E la convocazione di Zlatan per la partita contro il Lecce davvero può essere molto significativa, perché vuol dire che Ibra è guarito ed è tornato. Se invece il mister insieme al giocatore decideranno di rinviare di qualche giorno la convocazione, se ne riparlerà per la partita contro la Roma, altrettanto importante, addirittura decisiva per il quarto posto. Mettiamo per esempio che questo weekend è favorevole al Milan, perché con tutti gli scongiuri del caso vince con Lecce, e la Roma non dovesse vincere fuori casa con l'Atalanta, che è un impegno molto complicato, e si giocheranno tutto nello scontro diretto della prossima settimana, dove Ibra però ci sarà sicuramente. Quindi bisogna capire se già oggi, o meglio se già in questa giornata di campionato, torna Ibra o alla prossima. Tornando invece al discorso della punta, il Milan l'anno prossimo acquisterà un attaccante. Ormai sembra scontato,
Ed è anche giusto perché in questa stagione il Milan ha avuto dei problemi lì davanti, pochi giocatori riescono a buttarla dentro, Zlatan Ibrahimovic ha segnato solamente un gol, quello su calcio di rigore contro l'Udinese, perché ovviamente è rimasto fuori per tantissimo tempo, è diventato con quel gol il giocatore più anziano ad aver segnato in Serie A, questo è un bel riconoscimento per Zlatan. Ha segnato ovviamente Olivier Giroud, i suoi gol li fa, gol importanti anche in Champions League. Pensate che Giroud ha partecipato a 7 gol in Champions quest'anno con il Milan, 5 più 2 assist. Tra l'altro bisogna dire un'altra cosa, Origi invece purtroppo non è stato l'acquisto che tutti si aspettavano, solamente 2 reti, giocatore che come abbiamo visto contro il Bologna e precedentemente ancora contro l'Empoli non è in grado di reggere il peso dell'attacco, quindi per tutta questa situazione, per questa serie di discorsi, il Milan ovviamente in estate dovrà necessariamente acquistare una punta. L'obiettivo è prendere un attaccante che possa fare 15-20 gol, giocatore di primo livello, e anche i soldi della Champions saranno utili al Milan per riuscire a prendere un giocatore del genere, perché naturalmente una cosa è ottenere 120 milioni dalla Champions complessivi, 120 milioni compresi di botteghino, market pool, ranking storico, bonus per i passaggi dei turni, vittorie, insomma tutto compreso, il pacchetto compreso porterà al Milan in questa Champions 120 milioni. Io voglio capire che la metà di questi soldi andranno per le spese ordinarie, per risanare il rosso in bilancio, per andare quindi a ridurre il rosso in bilancio e finalmente ottenere il segno più, no? La positività nel bilancio del Milan, non più il segno rosso, però poi per il resto il Milan può investire, e sappiamo che il Milan non solo dovrà fare un attaccante ma dovrà anche andare a prendere altri giocatori in altri ruoli, sicuramente un centrocampista di grande qualità, giocatore che secondo me potrà fare sia il centrocampista sia il trequartista. Ecco, il Milan potrebbe andare per il futuro sul ruolo di giocatore duttile, di jolly del centrocampo e della tre quarti, cioè andare avanti con l'idea di un centrocampista adattato sulla tre quarti, un po' come è successo recentemente con Rade Krunic, come era successo l'anno scorso in passato con Kessié, ve lo ricordate? E poi c'è da risolvere ancora la questione Leao, e anche dopo l'intervista contro il Napoli, intervista post partita di Napoli-Milan, Leao ha parlato, ha detto sì, voglio rimanere al Milan, il Milan è casa mia, sto molto bene qui, ma ci sono ancora delle cose da sistemare. Queste cose da sistemare riguardano naturalmente i suoi agenti, riguarda naturalmente la multa con lo Sporting, e notizia dell'altro giorno che lo Sporting sta chiedendo ancora 45 milioni di risarcimento, che è pari alla clausola di rescissione che aveva il giocatore ai tempi dello Sporting. Poi lui è andato via risolvendo in maniera unilaterale, e questo ha dato il via, l'inizio alle problematiche tra il club portoghese e Rafa Leão. Il Lille, anche il Lille ha fatto ricorso perché non vuole pagare quei 20 milioni di euro. Insomma, la situazione legale su Rafa Leão è sempre più ingarbugliata e complicata, i tempi si allungano, però bisogna ancora sistemare quella situazione lì. Io credo che ormai siamo verso fine aprile, il mese di maggio sarà delicato, decisivo, e penso che molto del contratto di Rafa passerà per l'estate. In estate si deciderà, o Rafa rinnova e resterà al Milan come sembra, perché lui è contento di rimanere al Milan, è contento di giocare al Milan, è felice, lo vedete anche voi, un Rafa Leão felice. Però poi questa è l'estate del dentro fuori, se non firmi entro quest'estate è giusto che il Milan possa vendere Rafa per non perderlo a zero, è legittimo da parte del club rossonero, quindi è l'estate decisiva per il futuro dell'attaccante portoghese. In più arriverà una punta, questo sembra scontato, sembra ormai deciso, sembra ormai una cosa assodata per la dirigenza rossonera. Ci vediamo domani.